Ragazze, siete pronte per stasera? Prontissime. Nate pronte, per chi ci prendi? Stasera. Stasera cosa? Dobbiamo andare a teatro. Ma non ci avevano sbattute fuori? Bando alle ciance, ci vediamo stasera alle 8 in punto. Non ammetto ritardi. Eccomi, eccomi. Possiamo procedere. Ma perché ci hai messo tanto? Le missioni segrete? Ci vuole stile. Certo che se ti metti gli occhiali da sole di sera. E voi chi siete? Ma chi siete voi? Ed ora il momento che tutti voi stavate aspettando. Qui, solamente per svolgere lavori socialmente utili, direttamente dal riformatorio. Permetteteci di presentarvele. Siria. Tania. Luna. Tess. Emily la buffona. Scusate, io mi presento da sola. Roxy, la star, la diva. Ma soprattutto la più modesta. Ciao! Io sono Jack! Ma quindi, voi, cosa ci fate qui? In realtà volevamo fare le prove del nostro musical. Wow, noi amiamo i musical. Se solo potessimo farne uno anche noi, ma non ce lo permetterebbero mai. Mi piace questa idea, fare uno spettacolo tutte insieme. Sì, ma alla fine cosa otteniamo noi? Ovvio, perdono giudiziale. Il giudice può concedere il perdono giudiziale qualora il minore presenti certificazione di attività di volontariato o servizi sociali intrapresi dopo il reato. Tagliando corto, questa strana compagnia si mise al lavoro per mettere in piedi uno spettacolo, ma non senza difficoltà. Sì, ma se continuate a farmi sudare così, io prima o poi mi ammalo. Non osare toccarmi con quella mano infetta! Potresti attaccarmi il raffreddore! O peggio! La peste bubonica! Esagerata, manco la piaga delle locuste. Ne sappiamo qualcosa di piaghe. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Siete proprio delle incompetenti. E vi ho già detto che fino a quando non avete ripagato il vostro debito, fino all'ultimo centesimo, non potrete provare qui. Ma... Ehi, cosa state guardando? lo voglio vedere anch'io? Beh, almeno voi non vi annoiate mai così. Bene, ragazzi! C'è qualcuno che vorrebbe esporre di cosa tratta il codice civile? Qualcuna lo ha letto? Qualcuna sa che cosa sia? Ragazze, c'è posta per voi! Sapevo che quel calzino sbagliato nascondeva qualcosa. E lui chi sarebbe? Lui è Philip. Fa le pulizie. Ma ho anche dei difetti. Tornando a noi, nei meandri dell'ufficio, sotto una pila di riviste di dubbio gusto, ho trovato queste scartoffie. C'è qualcosa che non quadra nei vostri incassi? Se solo riuscissi a trovare qualche esperto di legge, forse potremmo riprenderci il teatro. Scusate, serve un aiuto? No, perché dovete sapere che il direttore del nostro riformatorio è un avvocato. Aveva proprio ragione, signor Cooper. C'è qualcosa che non va. A seguito della visione dell'ultima dichiarazione dei redditi del signor proprietario, è evidente che egli abbia dichiarato solamente la metà delle entrate totali, al fine di appropriarsi di denaro altrui. Tutto ciò, legalmente parlando, si identifica con quello che potremmo definire dichiarazione del falso. E fu così che il cattivo venne sconfitto. Se solo non fosse stato per voi quattro stupide ficcanaso. E vissero per sempre felici e contenti. Ciao.